Ciao a tutti ragazzi, qui ZQ Jackson e benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, siamo qua con una top 3. Praticamente è una serie nuova, perché comunque non sono in condizioni smaglianti per far video, portarvi video di carriera o di social manager, perché sono malato, quindi ho deciso di portarvi questo nuovo format. Allora praticamente fatemi sapere subito con un like se comunque vi possa interessare. Ovviamente guardate il video e ragazzi possiamo subito iniziare. Allora ragazzi, ho provato a stilare una top 3 con le squadre con cui iniziare una carriera probabilmente appassionante o comunque ci fa passare un po' di tempo. Allora ragazzi, io ne propongo 3. Poi ovviamente se questo video vi piace ve ne proporrò altre 3 finché proprio non finirò le idee. Comunque iniziamo subito con la prima squadra. Allora ragazzi, la prima squadra è l'Ajax. L'Ajax che su FIFA ha un budget di 13 milioni di euro. L'Ajax adesso allenata da Frank de Boer, prima era una potenza europea. Aveva giocatori del calibro di Cruyff, Litmanen, Van Basten, Bergkamp e dei più conosciuti e recenti Clarence Seedorf, Suarez, Sneijder e Zlatan Ibrahimovic. Ragazzi, l'Ajax possiede uno stadio proprio che è l'Amsterdam Arena. È una squadra appunto blasonatissima, infatti ha vinto 33 campionati, 18 Coppe d'Olanda e addirittura 4 Champions. Cosa si può fare con questa squadra, con questo Ajax? L'Ajax adesso opta una politica giovane. Però ragazzi, cosa fa? Ogni volta che comunque esplode un giocatore abbastanza forte, lo vende. E questo è un errore che comunque sta pagando, perché appunto l'Ajax è già tanto se ogni anno riesce a vincere il campionato e la coppa. In Champions molto raramente riesce addirittura ad arrivare agli ottavi. Quindi ragazzi, cosa si può fare con i giocatori del tipo Fischer, Bazzer, Elgazi, Klaassen, Tete e Cilesen? Si può creare finalmente una squadra per la Champions. Allora, bisognerebbe fare un progetto diverso dal solito progetto di tutti quelli che fanno le carriere su FIFA, ossia un progetto non giovani. Esatto, perché bisognerebbe innescare nella squadra qualche giocatore comunque con più esperienza, soprattutto internazionale, per farlo ruotare insieme a tutti questi giovani fenomeni. Un'altra squadra con cui si potrebbe iniziare una carriera è il Manchester United. Manchester United che su FIFA ha 80 milioni di budget, quindi ragazzi vi potrete divertire. Ovviamente sappiamo tutto della storia del Manchester, non devo star qui ad elencarvi 20 campionati, le 11 Coppe d'Inghilterra, le 3 Champions, la Coppa del Mondo, perché giocatori del tipo Bobby Charlton, Cantona, Roy Keane, George Best, Dennis Law, Cristiano Ronaldo, e adesso fa fatica pure ad arrivare in Champions. Questa cosa a parer mio non è plausibile, perché comunque una società con la storia del Manchester United non si meriterebbe comunque una squadra così, perché si vede proprio che i giocatori non ci mettono più l'anima, non combattono più per la stessa maglietta e ragazzi soprattutto la politica del Manchester United è un po' da cambiare. Infatti che cosa vi propongo io di fare? Il Manchester non fa altro che comprare a cifre esorbitanti giocatori che fanno bene nella Barclays. Ad esempio esplode lo Schneiderlin di turno e viene pagato 30 milioni. Esplode il Luke Shaw di turno, terzino sinistro, e viene pagato 40 milioni. Questa cosa non è plausibile, ripeto, non è plausibile. Bisognerà fare una campagna acquisti per i top player. Non pagare 40 milioni per giocatori mezzi sconosciuti o comunque di buona prospettiva, no. Si dovrebbe andare a comprare dal Barcellona, dal Real Madrid, dallo stesso Chelsea, nello stesso campionato, i giocatori che comunque sanno di far la differenza. Che ne so, ti vai a comprare un Marco Reus lì davanti, è a posto. Ti vai a prendere un Javi Martinez a centrocampo e sei a posto. Non vai a spendere 30 milioni per Wijnaldum. Questo per far ritrovare ragazzi al Manchester la continuità europea. Ultima squadra che vi propongo ragazzi è il Lione. Lione che su FIFA presenta un budget di 17 milioni, quindi un buonissimo budget, e che addirittura ha vinto 7 titoli di Francia. Sì che in Francia c'è solo il PSG praticamente, che ormai sei andato tipo a più 20 dalla seconda. Però ragazzi, appunto, non c'è la squadra con cui il PSG può andare a lottare, perché il campionato francese veramente, a parer mio, è un campionato molto scarso. Non presenta quasi insidie. Quindi ragazzi, Lione che è stato glorioso, ha avuto giocatori come Benzema, Edmilson e Juninho Pernambucano, che sono 3 fenomeni. Benzema tra l'altro è ancora conosciuto e è ancora in attività. Ragazzi, adesso il Lione ha una squadra completamente giovane e completamente francese.
Il Lione, il presidente del Lione, ha optato questo modo di giostrare, possiamo dire così, la squadra, lavorando un sacco sulla primavera e sugli stessi giocatori francesi. Cosa che però ha i suoi pro e i suoi contro. Ha i suoi pro perché, ragazzi, appunto, avrete una squadra giovanissima formata da Umtiti, Ferri, lo stesso Lacazette, lo stesso Tolisso, comunque giocatori fortissimi e giovani. Però, ragazzi, appunto, troppi giocatori giovani, un po' come l'Ajax, non fan bene. E poi, ragazzi, tutti la stessa nazionalità, ok, fino a un certo punto, però, perché serve comunque un po' di estro, non lo so, un po' di sangue caliente del sud, un po' di brasilero, non lo so, servono comunque giocatori di nazionalità diverse, appunto, con cui dire, non lo so, non riesco a risolvere la partita. C'ho il brasiliano che magari qualcosa me la inventa, che è un pazzo, comunque con i suoi dribbling, con le sue cose, qualcosa ce lo potrà inventare. E quindi, ragazzi, una politica diversa anche per Lione. Detto ciò, questo era un video breve con cui appunto vi ho dato le mie ipotesi con cui creare una carriera divertente e spero duratura. Ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, come sempre, commentate, lasciate un mi piace e iscrivetevi. Da Zedo Jackson è tutto. Ciao, ragazzi!